risaleva all'anno 1983, quando Fiat decideva di regalare la trazione integrale alla City Car che aveva lanciato 3 anni prima la Panda. E ancora oggi, a distanza di 30 anni, siamo qui a parlare dell'unica vettura capace di abbinare le 4 ruote motrici alle doti di compattezza e maneggevolezza propria delle segmento A, le piccole, tanto per intenderci. Abbiamo letto che la nuova Panda 4x4 ha un'altezza da terra maggiorata di 5 cm rispetto alla versione base. Vediamo che presenta delle protezioni sottoscocca in acciaio che servono a proteggere le parti meccaniche. Ci hanno raccontato che si disimpegna con grande facilità sui percorsi a bassa, bassissima aderenza. Il merito naturalmente è della trazione integrale e anche di un dispositivo, si chiama ELD e migliora il controllo sotto i 50 km orari ad inserimento manuale. A questo punto, sapendo tutte queste cose, non ci resta che andare a verificare le qualità della Panda 4x4 non solo su strada ma anche e soprattutto in off-road. Everybody's waiting for the man to come down from the tower. Su strada un comportamento agile e composto è garantito, oltre che dalle dimensioni compatte, anche dal lavoro svolto sulle sospensioni, che riescono a smorzare molto bene le vibrazioni trasmesse dall'asfalto prima che entrino all'interno dell'abitacolo. Quanto ai motori, abbiamo testato il twin air bicilindrico. Si tratta di un benzina sovralimentato da 85 cavalli, che cede qualcosa in silenziosità ma guadagna molto rispetto all'aspirato in termini di brillantezza. Il cambio è un manuale a 6 marce con la prima ridotta per affrontare al meglio le partenze difficili. L'altro motore a disposizione è il diesel multijet 1300 da 75 cavalli. Lasciamo l'asfalto e entriamo nel percorso off-road disegnato all'interno del centro prove Fiat di Balocco allo scopo di testare le 4x4 del gruppo nelle condizioni più estreme. I test vengono superati con grande disinvoltura dalla Panda, che ha l'opportunità di far lavorare a dovere la trazione integrale. Questa è gestita da un giunto a frizione multipla comandato da una centralina elettronica che rileva autonomamente le necessità del momento e trasferisce quindi la giusta porzione di coppia al retrotreno. Inoltre ci si può aiutare con il dispositivo ELD, che simula l'intervento di un differenziale autobloccante. Inserito tramite un pulsante presente sul tunnel centrale, precarica la coppia sul posteriore, migliorando il controllo della vettura su fondi critici come neve, sabbia e ghiaccio. I dati, d'altra parte, non lasciano spazio a dubbi circa le capacità della Panda 4x4. Due su tutti, la pendenza massima superabile è del 70%, mentre si arriva al 55% di pendenza laterale. La nuova Panda 4x4 è in vendita con gomme invernali, anche se quelle estive si possono scegliere senza pagare alcun sovrapprezzo. Il listino parte da 16.950 euro. Contemporaneamente alla 4 ruote motrici, Fiat presenta anche le versioni Trekking e Natural Power. La prima ha le stesse caratterizzazioni estetiche della 4x4, la medesima altezza da terra e sui fondi difficili sopperisce alla mancanza della trazione integrale con i pneumatici Made in Snow e soprattutto con il sistema Traction Plus, che funziona da differenziale per garantire il trasferimento ottimale della coppia e disimpegnarsi nei tratti critici con una certa facilità. Diciamo che siamo a metà strada tra il comportamento di una Panda base e quello di una 4x4. La Panda Natural Power è invece la versione a metano, anch'essa è stata realizzata sul pianale della 4x4 con le bombole che non tolgono spazio a bordo in quanto alloggiate sotto al pavimento. Il motore sovralimentato garantisce prestazioni di tutto rispetto associate a consumi irrisori. L'autonomia sulla carta arriva a 900 km.